La giornata. Cosa c'è da sapere? Oggi i funerali di Stato per l'ex premier DC Arnaldo Forlani nella Basilica di San Pietro. Domani il vertice NATO di Vilnius con Joe Biden, che prima a Londra vede il premier Sunak e poi Re Carlo nel castello di Windsor. Il presidente Mattarella è rientrato a Roma dal Sud America e ha trovato sulla scrivania la riforma della giustizia di Nordio, attesa al vaglio del Quirinale prima dell'approdo in Parlamento. Qui però parliamo del caso La Russa e delle sue appendici, Facci e Roccella. È lunedì 10 luglio, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. La Russa è stato quello che ha proposto per la prima volta una manifestazione di uomini, di soli uomini, contro la violenza sulle donne, ricordando che appunto è un problema non solo delle donne, ma è un problema degli uomini. Quindi mi sembra questa già una risposta. E certo che è un problema degli uomini. Non capita che siano le donne a uccidere un maschio ogni 3 giorni. Ma il problema è nello specifico del presidente del Senato Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, stesso partito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, contestata al Festival di Polignano, così come era accaduto a maggio al Salone del Libro. È un problema di La Russa, dicevamo, perché se è vero che l'ex missino a gennaio aveva proposto in modo quasi clamoroso un corteo al maschile per dare un segnale, diceva. Sbagliato, verrebbe da aggiungere, non è dalla separazione dei cortei che passa la soluzione, semmai dalle battaglie comuni. È anche vero che poi continuava: siamo noi uomini che dobbiamo prendere coscienza. Il rispetto per le donne parte in famiglia. Se vedi un figlio che non porta rispetto, dico che serve un ceffone. E dunque, rendendo immediatamente e inconsapevolmente stridente il proposito enunciato, dato il suono sinistro delle modalità da utilizzare. Per esempio, io sono una femminista felice di stare nel primo governo guidato da una donna e non trovo assolutamente casuale che questa donna sia una donna di centrodestra. Penso che è una domanda che le donne di sinistra dovrebbero farsi. E immagini quante volte ce la siamo fatta questa domanda e quante volte ci siamo dette: ma perché proprio le donne di sinistra hanno accettato ruoli secondari lasciando che il potere con la P maiuscola rimanesse saldamente in mani maschie? A differenza di quanto abbia fatto Elly Schlein, così criticata anche tra i Dem, ma quasi da nessuno capita, quando alla vigilia delle primarie aveva detto: il ruolo di vice se perdo con Bonaccini? Anche no, a dimostrazione del fatto che moltissima strada c'è da fare nel campo progressista, dove si parla tanto di spazi ma si ripropone spesso un ruolo ancillare per le valenti politiche. Comunque, visto che qui il tema è La Russa, tornando alla sincerità e alla profondità del suo sguardo antiviolento, com'è che quando l'ipotesi di violazione entra in casa e tocca la famiglia, scende subito un velo sul cristallino? E la difesa delle donne, il neogarantismo di estrema destra, diventa inconsistente, tanto da esprimere dubbi sulla solidità delle accuse di una ragazza di 22 anni nei confronti del figlio appena più giovane, perché la denuncia è stata presentata 40 giorni dopo. La chiamano vittimizzazione secondaria. Tradotto, è colpa di lei. Soprattutto vorrei sapere dov'è Giorgia Meloni e perché non esce dal suo silenzio e non si assume le sue responsabilità. Che cosa ne pensa di un presidente del Senato che avalla l'idea che le donne che denunciano più tardi non meritino di essere credute? Che cosa pensa della ministra Santanchè che ha affermato pubblicamente in aula di non essere indagata quando risulta invece essere indagata? Che cosa pensa di un ministro Nordio che ha detto che delle informazioni rivelate da Del Mastro non erano riservate quando si scopre che invece erano riservate? Stanno passando il segno. Rimanendo sulla Russa, e non perché le vicende Santanchè, Del Mastro o Nordio non siano nodi al pettine per Palazzo Chigi, comunque, come dice Schlein, perché la premier Giorgia Meloni non parla? Eppure 2 anni fa si era scagliata contro Beppe Grillo, il cui figlio è accusato di stupro. Mi ha colpito il modo in cui Grillo ha minimizzato su un tema pesante come quello che è la vicenda della presunta violenza sessuale, disse la presidente di destra. Perché allora sì e adesso no? E ancora, perché dovremmo stupirci e indignarci per il turpiloquio sessista di Vittorio Sgarbi al Maxi quando un giornalista di Libero che sta, va, per accomodarsi in Rai come Filippo Facci, usa gli stessi toni per parlare della giovane presunta abusata?
Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache la russa, ha scritto in prima. Non sono casi isolati, è lo spirito del tempo, ma almeno la RAI ora sembra sia in pausa di riflessione sul programma di Facci. Sono tutto matto, sono tutto fatto, sono tutto pazzo, ma ti fotto pure senza storia. E a prescindere da Meloni, Facci e i suoi fratelli, onestamente, come mai adesso la trap di Leonardo Apache la russa sembra sconveniente quando non si alza mezzo sopracciglio sui testi celebrati di una quantità infinita di trapper mainstream che quindi non hanno in realtà nessun ghetto dal quale fuggire, ma che normalizzano la violenza e l'abuso del femminile? Così come si normalizza la vendita del proprio corpo a pezzi o per intero, dipende dalle fish, su OnlyFans, dove schiere di ragazzine fingono a se stesse e l'ipocrisia social glielo consente, che sia un gioco, remunerativo ovviamente, guarda caso sempre a uso e consumo del maschio. Dove sono le madri prima dei padri, nell'uno e nell'altro caso? Dov'è il limite? Qual è il rispetto di sé? E quanto tutto questo complessissimo meccanismo che determina il contesto culturale e sociale in cui si vive è in fondo motore della sola domanda che serve, dal principio alla fine: perché le donne lo permettono? La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.